Andiamo alla terza batteria femminile. Qua c'è Augenthaler, c'è Carrara, Regina Oia. Qui c'è da divertirsi, perché se la giocano tutte e quattro per passare il turno. Trabucchi pettorale 6, Beatrice Trabucchi, sì, la maggiore delle sorelle Trabucchi, Regina Oia pettorale 9, Anna Occhentale pettorale 7, Michela Carrara pettorale 4. Allora, Michela Carrara è quella che ha potenziale maggiore sugli schirolo, sugli sci quando c'è la neve, però delle 4 è quella che fa un po' più fatica al poligono. Quattro Oia di Tallinn, che è stata anche sul podio in una mista singola, cioè quindi a coppie, a Pokljuka, la sua soddisfazione sicuramente più grande. Sì, anche se poi io penso che la soddisfazione più grande per le ragazze estoni sia stato quel quarto posto, sì, nella staffetta, vero, degli ultimi mondiali, in cui hanno anche accarezzato il sogno di salire sul podio, e infatti alla fine si appargiavano come se avessero vinto, ecco, quarto posto, risultato storico per il movimento estone. Qui non è facile fare un pronostico. Davanti abbiamo Oia, ma sostanzialmente sono tutte e quattro assieme. Vediamo chi riuscirà ad avvantaggiarsi al poligono. Per esempio, 1-0 di Carrara le consentirebbe poi di prendere il volo, no? Perché volendo potrebbe imprimere un passo superiore. Sarà in quarta piazzola Carrara. Sì, che è rimasta in attesa in questo giro. A proposito di nipote d'arte, doppiamente lei, tra quindi l'altro. Oia piazzola 1, Occhentaler piazzola 2, Trabucchi in 3, Carrara in 4. Vediamo. Condizioni direi ideali. Bene Occhentaler, che ha preso i primi 4. Completa la serie con lo 0. Anna Occhentaler, ma bene anche Trabucchi. Sì, due giri di penalità per Carrara e 4 giri di penalità per Regina Oia. E adesso le atlete saranno distribuite lungo il percorso e vedremo probabilmente un secondo giro a tutta per ciascuna. Qui si è vista la precisione di Occhentaler e di Trabucchi. Occhentaler nell'ultima stagione ha sparato poco sopra l'80%, Trabucchi al debutto in Coppa del Mondo ha tenuto il 90%, così da una staffette. Sono numeri importanti, ecco. Poi Carrara esce adesso dal giro di penalità e sarà tutta per cercare di chiudere il gap rispetto alla compagna di allenamento Trabucchi. Però davanti a tutte abbiamo Anna Occhentaler. Ed è abbastanza tardata l'Estone invece, che esce adesso. Sì, 4 giri di penalità sono tanti. Poi è chiaro, c'è anche il gioco dei ripescaggi a tenere in considerazione, ma situazione difficile in questo momento. Arriverà da sola al poligono Anna Occhentaler. Ha tenuto comunque un buon passo anche in questa tornata. Si è fatta sotto comunque Beatrice Trabucchi. In realtà sono lì vicine. Arriva Carrara in questo momento, che comunque ha un buon tempo, per cui è ancora in corsa per la qualificazione. Sbaglia l'ultimo anno Occhentaler, ma comunque gran batteria per lei. Due giri di penalità per Trabucchi, uno per Occhentaler. Carrara prova a rientrare in gioco. Importante l'ultimo, 3-5 per Carrara, che dovrebbe avere un tempo da ripescaggio comunque. È stata anche rapida sull'ultimo. Dovrà andare a tutta nell'ultimo giro e mezzo, ma ha chance di passare. Vediamo come se la gioca Regina Oia, che apre bene da destra. E Oia lo zero obbligato.
Fate sentire gli ululati. E lo trova. Lo zero. E attenzione, perché è verosimile che Carrara e Oia possano essere vicine, quindi avranno un ultimo giro testa a testa. È aperta la situazione. Mentre Hanna Okentala aveva già scontato il giro, mini giro di penalità. Sì, Okentala era davanti. Trabucchi esce adesso dal giro di penalità, è seconda e ha un margine di 30 metri su Oia. Oia insieme a Carrara e si giocano probabilmente l'ultimo posto in semifinale. A meno che non vadano a riprendere entrambe Trabucchi. Un ultimo giro molto interessante per chiudere le batterie femminili. O i quarti di finale femminile, quello che preferite. Tanto una splendida Hanna Okentaler che sfila davanti alla tribuna di Frassinoro. Okentaler è tranquilla, poi c'è Trabucchi che ha in questo momento 15 metri di margine sul tandem Oia Carrara. Quindi, e qui prova l'attacco, mi è sembrato Michela, e infatti va a sopravanzare Neghina Oia proprio sotto la nostra postazione. E attenzione, perché si stanno riportando sia Oia che Carrara su Trabucchi. Carrara è davanti a Oia. Però non è agganciata Regina Oia a Michela Carrara, che invece si sta portando sotto. Esatto. Probabilmente Carrara tenterà l'attacco su Trabucchi nel tratto in salita. Deve essere brava Beatrice a rimanere con Michela. Però il tempo ed è qualificazione per entrambe. Beh, gran giro finale di Michela Carrara. Ma queste sono le sue caratteristiche. Se può sprigionare cavalli, è sicuramente una ragazza che può fare la differenza. Okentaler chiude in surplus. Torniamo a Michela, nipote di Pier Alberto Carrara, cognome bergamasco. Intanto chiude Hanna Okentaler con una splendida, sì, batteria. E con il miglior tempo in assoluto delle batterie, 6,55. Sotto i 7 minuti. Poi passa il turno Michela Carrara con un grandissimo ultimo giro. Brava Michela. E passa il turno anche Beatrice Trabucchi, che ha resistito. Con un buon tempo, eliminata Regina Oia. Quindi 3 su 3 per le ragazze italiane in questa batteria.